alla vista che Pordenone è un'insidia, è una squadra che può mettervi in difficoltà, al di là di quello che dicono i numeri in questo momento. Beh, sicuramente, se pensiamo che ha fermato Pisa e Cremonese senza rubare nulla, ci siamo già fatti un'idea di che Pordenone troveremo. Possiamo guardare la classifica, Pordenone è una squadra, secondo me è un'ottima squadra. Poi ha avuto dei problemi e adesso con il nuovo allenatore ha un'identità, ha giocatori molto pericolosi, soprattutto davanti. Poi per vincere queste partite bisognerà fare la classica partita perfetta. Veramente ci vorrà il 120% di noi, però insomma, siamo consci dell'importanza della gara che veramente diventa uno spartiacque del campionato, per cui ci sono poche parole da dire e soprattutto fatti da fare. Ti aggiungo il fatto che il Brescia nelle ultime tre partite, cioè quando ha incontrato le tre grandi, diciamo quelle là in alto, Cremonese, Lecce e Benevento, ha fatto comunque, soprattutto nelle ultime tutte le buonissime partite, perché sono squadre che comunque hanno giocato la partita e hanno fatto giocare. Quando invece, come col Pordenone, non so che spazio faranno, ma immagino si troveranno pochi spazi, comunque sono una squadra più vicino al gioco del Perugia, quindi squadre che in Serie B ci stanno. C'è già pronto un piano B per come affrontarla in caso si mettano come ha fatto il Perugia alcuni. Ma noi facciamo fatica ad avere già il piano A, per cui non diamogli troppi piani, non facciamogli troppo casino ai nostri giocatori. Noi dobbiamo avere la nostra identità e dobbiamo cercare di trovare gli escamotage, le giocate giuste, il modo di porsi in campo. Però se la volontà, se il sacrificio è quello delle ultime partite, io sono molto tranquillo. Poi è chiaro che è una partita molto impegnativa, uno spartiacque importante del nostro campionato. Per dar seguito a queste tre ottime partite contro squadre che ambiscono la A, bisogna dare continuità ai risultati, alle prestazioni. Qui siamo consci dell'importanza della gara, però sappiamo anche che giochiamo in casa. Penso che la partita di Benevento l'abbiamo vinta sul pullman, mentre eravamo allo stadio quando abbiamo visto i nostri tifosi a Benevento alle 12:30, così tanti, così. E quello deve essere quello che domani ci deve far fare la differenza. Mi auguro che il nostro stadio, come è stato a Benevento, tutti i tifosi in trasferta sono qualcosa di straordinario e il calore, l'affetto, mi auguro che ci dia la spinta in più, perché insomma, il tifo del Brescia è un tifo da Serie A e queste partite può diventare fondamentale per farci vincere le partite. Per cui mi auguro che ci sia tutto questo e che i miei giocatori diano tutto se stessi per ripagare insomma l'affetto alla gente. Insomma, non è normale che di lunedì 1 novembre alle 12:30 ci sono così tanti tifosi a seguirti. È una grande cosa che abbiamo, che hanno in pochi, dobbiamo tenercela stretta. Prego Daniele. Una domanda extra Brescia Pordenone, visto che sta arrivando il derby, un derby particolare per lei, una squadra di cui ha scritto la storia e la squadra allenata da suo fratello. Come la vede, che sensazioni ha sentito suo fratello? C'è una squadra di cui ti farà piuttosto che un'altra? Ma Che guarda, emozioni oggi ti sono? pensare a Milan-Inter mi sembra molto impensabile per me. In questo momento sono concentrato solo sul Brescia, sul Pordenone, è una partita molto molto complicata che nasconde molte più insidie di quelle che possono sembrare da fuori, per cui dopo domenica mattina penserò al derby e spero di godermelo, perché ci sarà la sosta e dobbiamo finire quello che di buono abbiamo iniziato in queste tre partite. Ciao mister. Ciao. C'è una frase di Spider-Man, no? Dove dicono che da grandi poteri derivano grandi responsabilità e da grandi responsabilità poi nascono anche grandi aspettative. Ti chiedo se sentite di avere questi grandi poteri che la classifica dice che avete in questo momento, se sentite le grandi responsabilità e di conseguenza la grande attesa che si comincia a creare su questa squadra. Ma io penso che noi dobbiamo avere l'umiltà, la voglia di giocare, il sacrificio che c'è stato da parte di tutti, che abbiamo avuto nelle ultime partite. Poi chiaramente che è una squadra che ha un allenatore nuovo, sono passate poche gare e non è che un allenatore nuovo può incidere subito su un gruppo che magari non conosce ancora la perfezione. Però io quello che mi sono sempre concentrato, al di là della classifica, perché sennò poi se perdiamo una partita diventiamo brocchi, se vinciamo siamo fenomeni, no, io non posso andare dietro queste chiacchiere, io devo guardare le prestazioni sul campo e devo dire che la squadra
mi lascia ben sperare perché c'è sacrificio, c'è voglia. A Benevento, al di là del risultato, siamo stati squadra, e questo dopo poche partite di campionato per me è un bellissimo traguardo, che però se non dovessimo dargli seguito domani nella prestazione faremo un grande passo all'indietro. Non vogliamo commettere questo errore, sappiamo dell'importanza della gara, per cui io, il mio pensiero è sempre stato quello dall'inizio di poter, non so dove arrivare, ma poter essere una squadra che competitiva, che compete con le altre. Poi insomma, per vincere e arrivare fino in fondo ci vorranno tante cose che si incastrino e non è sempre facile, però sapere che il Brescia potrà lottare da qui alla fine con tutte le squadre più forti per noi deve essere un motivo di soddisfazione e di crescita gara dopo gara. Cristian, ti chiedo una cosa che completa questo tuo pensiero. Voi venite da gli ultimi 4 gol segnati li avete fatti negli ultimi 5-10 minuti di partita, e questo vuol dire che il Brescia è sempre agganciato alla partita, è sempre dentro. Tra l'altro anche nelle partite che poi sono andate male, penso al Como, non siete mai usciti dalla partita. Cosa che invece al Brescia recente, insomma dell'anno scorso e degli anni precedenti, accadeva. Tu hai detto, sono qua da poco, però questa è una cosa che trasmette l'allenatore. Penso anche come eri tu da giocatore, mister. Questa è una cosa che la rivedi, la ritrovi? Ma non lo so, a me non piace molto. Io penso che i meriti si devono prendere i giocatori per come lavorano. Quando vanno male le cose mi piace prendermi le responsabilità, perché io ho le spalle larghe e so come va questo mondo. Questa è una squadra che va lasciata tranquilla. A volte anch'io faccio fatica a capire se è meglio caricarla troppo o meno. Abbiamo tanti ragazzi anche giovani, perché se penso insomma a Tramonia, Bertagnoli, sono 99-2000 che giocavano, insomma, che portare la maglia del Brescia per loro è una grande responsabilità, per cui dobbiamo lasciarli sereni e tranquilli di poter anche sbagliare e crescere. Ma il fatto di non mollare mai secondo me deriva dagli allenamenti, sinceramente, non so. Si allenano molto bene, mi lasciano tanti dubbi, non ho, cambio 4-5 giocatori quando posso perché non ho problemi. Chiaro che dietro si fa proprio fatica a cambiarli, anche se ho giocatori insomma come Karacic, Mangraviti, Papetti, Awar, che so che sarebbe una botte di ferro se dovessi avere bisogno di loro, ma in questo momento cambiare dietro mi diventa un po' più difficile, perché soprattutto i difensori quando trovano una certa quadratura è più difficile cambiare, però so che quando ci sarà il momento saremo ben coperti. È chiaro che a centrocampo e davanti posso cambiare più liberamente, perché veramente come si allenano per me si equivalgono, per cui questo mi porta a fare le scelte che avete fatto e a tener conto anche dei cambi, perché durante una partita penso sia molto importante. Hai ritrovato Lloris, che hai detto, tu hai detto un giocatore ma anche per me è imprescindibile per questa squadra, che ti dà più possibilità. Il fatto che ci sia la sosta, vuoi aspettare, hai già pensato se vuoi rimetterlo subito, o il fatto che ci sia la sosta, se proprio non serve, meglio fargli fare ancora 15 giorni e tenerlo lì pronto soltanto se serve? Ma io intanto penso che questa squadra, aver fatto meno di Lloris e Loboico purtroppo, e Ndoye non l'abbiamo mai avuto, Ndoye che vogliamo ripresentare in campo, che per noi è un giocatore fortissimo e io voglio ripresentarlo insieme alla società quando sarà il giocatore che tutti conosciamo, e questa squadra ha fatto sì che queste assenze non si siano mai sentite, per cui questo è già un dato di fatto e una cosa molto importante per me. Lloris sta bene, tutti abbiamo voglia di vederlo in campo, deciderò oggi, Lloris può giocare dal primo minuto sapendo che non avrà 90, se no può entrare nel secondo tempo come ha fatto Benevento. È chiaro che dopo la sosta sarà pronto, però può giocare dall'inizio domani, adesso valuterò, ragionerò, insomma devo tener conto di tante cose e vediamo insomma cosa deciderò domani mattina. Grazie. Ok, grazie. Ciao, grazie.